Apriamo la diretta Facebook. Eccolo qua, eccoci qua. Benvenuti come sempre alle telecamere di Radio TV Ponte Grande, attrezzate anche in auto da Orlando Guerra, Stefania Dalarico e Orlando Pio Guerra. Oggi sono contento per delle motivazioni. Una motivazione fra le tante. Siamo andati a fare rifornimento. Semplice, diciamo. Che sto chiave? Ma la rovescia, Siviglia Raffaello delle Tartarughe Ninja, non ti avevo ancora visto. Manca il cane, però. Raffaello, là, quello delle Tartarughe Ninja. Ma Raffaello non era quello. Ma non ha gli occhiali, però. Allora, Leonardo, chi è? Non ha gli occhiali. Ma uno dei tanti, no, insomma, vabbè, dai. Mia mia. Mi hai, non mi hai... più. Io non sentivo più. Le Tartarughe, guarda. Dicevo, quindi, la cosa, diciamo, una delle tante, è che c'è... vedevo a Stefania un uomo che arrivava verso di lei con le mani tipo alto, no? Quello là di Giovanni Giacomo faceva: non ci posso credere, sono loro quelle dei video. Insomma, praticamente ci riempivano di complimenti per i video che ci facciamo, delle persone che non conoscevamo e che ci seguono, a noi che facciamo la diretta, facciamo, no? Un saluto a questo fan e quindi facciamo, che non ci ha voluto dire chi è, dire il suo nome, però ha detto io vi seguirò, anche perché ormai c'è questa abitudine che noi ogni giorno facciamo queste piccole dirette e quindi dicevo non ci posso credere, siete voi. Insomma, ha detto che è anche un milanista sfegatato, quindi sempre forza Milan. Io non mi vergogno di dirlo, perché io ed Orlando eravamo di un'altra squadra, lo puoi dire, ma non è vero che noi siamo un, diciamo, un volta bandiera, non è questo, ma che il Milan ha dato tanto ad Orlando e quindi io mi sono molto attaccato a questa maglia. Dato molto il Milan ad Orlando, l'ha fatto diventare quello che è, insomma, nessuno. Però un ragazzo che ha tante soddisfazioni. Ma che stai facendo? Voglio salutare quelli che sono in diretta. Tante soddisfazioni. E quindi praticamente sono tante tantissime soddisfazioni, quindi forza Milan! Eternamente Milan! E dovete sapere che in un'altra scuola calcio dove Orlando ne faceva parte, io ho litigato con un dirigente che era milanista nel difendere la mia squadra. Il Milan, io odiavo il Milan, devo essere la verità, odiavo io il Milan. Papà, come scherzo della sorte. Come della sorte, mi ha detto un giorno avrai il Milan, come se lui lo sapesse. Io, vabbè, non lo dico, ero juventino, dai. E quindi praticamente eravamo juventini, ora siamo attaccati al Milan, forse Milan, ragazzi. Però è facile di fare una squadra che vince tutto, bisogna di fare una squadra perché la ami, perché ti fa simpatia. Lo so che questo ci porterà qualcuno a parlare di noi, nel senso che siamo molto gabbana, molto bandiere. Beh, così, quando uno gioca nel calcio, poi ragazzi si affeziona alla maglia. Orlando non era nessuno, diciamo, no? A livello, ora il Milan gli ha dato tante soddisfazioni, forza Milan. Ma la cosa che mi ha fatto veramente divertire oggi, che non solo ci segue su Instagram un personaggio televisivo che ci salutiamo, guarda e lo salutiamo, ma soprattutto ha messo mi piace alle foto del Milan di Orlando, cioè Paolo Conticino, ciao Paolo, il grandissimo attore, quello che sia. Questo ci ha fatto veramente piacere. Pensare, ci ha fatto piacere. Ciao Paolo Conticini, chi ci segue? Questo ci fa molto piacere, come poi tanti altri, Tempisti dei Sogni, Nomadi. Beh, siamo contenti, dai, il successo è arrivato grazie a me. Non è vero, grazie a te. Chi l'ha detto grazie a te? Sì, perché sono stato come proprio... Come avresti portato il successo? Ragazzi, non mi fate innervosire, perché io conosco il Kung Fu, il Karate, il Jiu-Jitsu, il Taekwondo, il Nunjitsu, l'Aikido. E altre 30 parole pericolose. Attenzione. E quindi ci spaventiamo. Ed è certo. Un po' di paura ci fa. Donna mia, come sto a tremare. Ma tu lo sai che ho lanciato la sfida a tutto lo staff Milan, stiamo arrivando. Non è vero, non andiamo al Milan oggi. Oggi andiamo dove, Orlando? Vai. Oggi andiamo ai Campi Renda, Gianni Renda. Gianni Renda, nella scuola specifica per portiere dai grandissimi ministri Gianluca Caravella e Simone Ventura. Che praticamente fanno con una sorta di dopo scuola al nostro grandissimo Orlando Pio Guerra. Sì, ai portieri. E siamo non lì a Sabbia. Dopo scuola, no, una sorte di dopo scuola. Quello no. Che voleva fare. Sorta, a verità, non l'ho mai sentito. Comunque. Questo è scemo, questo è scemo. Ma tu me la perdona. È una troglo. Meno male che si è fermata a troglo. Ragazzi, lasciatemi stare, perché sono un pochettino dispiaciuto. Ah sì? Sono un po' dispiaciuto perché. Sì, sono molto dispiaciuto perché praticamente succedono delle cose nel mondo che mi ha dato fastidio. Praticamente hanno arrestato un nostro concittadino. Sì. Vabbè, capita, dai. Vabbè, lo hanno arrestato un calabrese, è andato a Londra. No, questo, ed è stato... questo mi dispiace, un calabrese no. Tutto potevano fare, però un calabrese no. È normale, posso.
Ma non è normale che il resto non calabrese, ma a Londra per divertirsi. E poi alla fine, ragazzi, dovete sapere che è stato arrestato per un niente, un'inezia, come cioè, dice il grande Paolo Bonolis. Niente, praticamente. Orlando, per esempio, dai, Orlando, dimmi, papà deve andare al bagno. Perché? Eh? Perché devo andare al bagno? Non devo andare al bagno. Chi deve andare al bagno? Nessuno deve andare al bagno, non so. Chi deve andare al bagno? Tu? Non lo so. Nessuno deve andare al bagno, ho fatto un esempio. Ma se siamo in bagno. Dimmi, devo andare al bagno, papà, vai. Devo andare al bagno. Ecco, allora questo qua ragazzo gli ha detto al papà di andare al bagno. Ah, e che c'è di strano? E praticamente il papà gli ha detto dove doveva andare al bagno e lo hanno arrestato. Oh, per Madonna terrorismo! Mia, che esagerazione! Addirittura per terrorismo! Non ci credo! Sì, 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 gli ha detto. Guarda, Orlando, dimmi, papà. Papà, devo andare al bagno! Al bar! E l'hanno arrestato per terrorismo. Questo era sempre quell'arabo, no? Buona questa! C'è l'arabo, eh! Alla calubar! Ragazzi, vi divertite, questo mi fa molto piacere. Grazie, grazie dei complimenti, che grazie mi seguite. Like, grazie, cari follower, vi mando un bacio. Ma li fai spaventare, non li baciare. No, che sei... il adesso li saluto uno per uno, vuoi vedere? Aspetta, dai, vado. Dai, vai. No. Dai, quelli che sono solo collegati, dai, perché gli altri sono tantissimi, però adesso non ci sono. Allora, Girolamo Santocono, Tonino Puleo, Gianluca Caracciolo, Pierpaolo Fabiano, Mio Gagliardi, Massimo Pigero Scarfone, Giuseppe Ribecca, Ignazio Ruffolo, Agostino Strangis, Maria Barbara e basta. Per il ma Giuseppe Ribecca? No, non c'è. No, non c'è. Giuseppe Ribecca, no, Giuseppe Ribecca? Se non erro è, non so se è un tecnico o uno, diciamo, esperto dei retro computer, retro console. Una bravissima persona. Ciao Giuseppe. Antonio Mancuso e Rosaria Corasaniti. Ah, siete tanti. Ma quanto siete? No, ci sono tanti per me. Sapevano che ma ci sarei stata vero. Io e allora si sono collegati. Sambiase, attenda. Attendaci, attenda. Attendaci. Ci attende. Attendaci. Attendaci. È un gerundio, attendaci. Aspetta, cazzava le mande. E questa è napoletana, napoletana. Allora, ragazzi, i nostri appuntamenti quali sono? Quali sono? Dai, quali sono? Quali sono? Quali sono? Io ho l'agenda, adesso guardo. Ma cosa c'è? Ma non fa fare niente. Aspetta, non c'è niente la mattina alla sera. Facciamo una parentesi canora perché questo è l'orario giusto. Non devi cantare! Dai, questa è bella! Ti incretinisci! Oggi l'ho vista su YouTube! Cosa, no, ti prego! Oh, questa canzone! Questa è bella! Fior di cucuzza! Fior di cucuzza! La donna ha 15 anni e mezza pazza! Fai schifo! E dopo 15 anni è pazza tutta! Fior di cucuzza! Ti direi di cosa? Ma che canzone è questa? È una canzone calabrese! Sei tu una cucuzza! Si è alzata gli occhiali e le sono ricaduti! Che sono pazza! Guarda, guarda che carina! Guarda, ascolta! Ci vergogni, ci chiuderà il profilo Facebook. Stop, fine. Se la devi fine. Allora, guarda, allora. Ti piace, hai visto? Oggi. Hai visto? Guarda, like. Devo dire che oggi Adonanda ha avuto 9 in scienze. Scendi giù. Tomo, 9-10. Scendi giù, dov'è? Vedi che salutiamo Andrea Tedesco, ciao. Ciao. Massimiliano Pecoraro sta guardando il video. Massimiliano Pecoraro, ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano, ciao Andrea, ciao a tutti, ciao a Londra, ciao soprattutto a Londra che ci ascolta. Inghilterra ci ascolta. Ah, ma per essere del Calabrese. Ma non è bello. Allora, ragazzi, dite qualcosina se volete che noi diciamo qualcosina. Dite, scrivete. Non ti ho raccontato una cosa, Orlando. Tu come sai, sto prendendo lezioni di guida. No, per l'amor del cielo. È vero. Allora, stamattina mi hanno fermato i carabinieri. proprio mentre guidavo io mi hanno fermato. E che cosa è successo? Era giusto l'orario di pranzo, quindi andavo un pochettino di fretta, quindi mi hanno visto un pochettino agitata, per questo mi hanno fermato. No, tu sei agitata sempre, non perché guidi. Sei sempre agitata, allora, allora io che cosa ho fatto? Cioè mi hanno visto tutto così. Sei scappata. Mi sono fermato perché mi hanno fermato e mi sono dovuta fermare. Allora mi hanno detto. E ridi. Il brigadiere mi ha detto. Ma che ti ridi? Ti fermano i carabinieri e ridi? Sì, c'era anche papà con me. Adesso lui fa c'era di papà. Sì, c'era lui accanto a me. Perché quando faccio scuola guida c'è anche lui con me. Perché per forza, cioè di sua spontanea volontà vuole venire. Sì, io spontaneo, sono spontaneo. Mi alzo la mattina e vado alla sera. Vuole venire alle mie lezioni. Allora c'era anche lui.
C'era anche lui accanto a me. Questo carabiniere. Cosa abbia fatto per questo, questo carabiniere mi fa: signora, come ti ha detto? Signora, signora con la bocca chiusa, sì. Signora, signora, ma lei lo sa che non può portare i cani nell'abitacolo? E chi era il cane? No, niente, perché un pochettino faceva lo stupido tutto quanto, eh. Ma il cane chi era? Ma non è, io ho detto, ma no, ma è mio marito. E lui mi risponde: ma io, signora, non gli ho chiesto la razza. Io mi fermo, la lascio a piedi, però non la posso lasciare a piedi perché ritorna, si conosce la strada. I cagnolini. Era mio marito. Dio mio, Dio mio, Dio mio, Dio mio, quanto siete, ragazzi, che ci seguite, ciao, 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 ciao. Somiglia a coso, quello di ieri ci avete detto che siamo Ficarra e Picone. Lui è Picone, io sono Ficarra. Ma adesso chi sei Ficarra? Chi era Ficarra? I soliti idioti. Ah, io sono Picone. Ma chi è poi Ficarra e Picone? Picone chi è? Ficarra e Picone. Ah, giù capito. Ficarra e Picone. E Ficarra chi è? Quello che ha i capelli così o quelli che sì, sì, Ficarra è quello con... no, quello carino, diciamo, va. Picone è quello brutto con i ricci. E quindi il brutto sarei io, quello. Sì. Ma no, ma non ho capito, ma perché alla fine il brutto sono io, lo scemo sono ma io? Lì, lì, lì. Dopo la vita è ingiusta. La vita è ingiusta, ecco perché mia mamma, perché mamma è venuta vicino a me. Io a per trovarmi. Darti, per darti fastidio proprio. Ma scusa, se noi. Rompere le scatole. Se noi siamo Picarra e Picone. Lei chi è? Io. Non è che sei quel cagnolino. Uno che... dei soliti idioti. Il capippo, lei, lei il capippo. No, il no, oggi non sono vestita di assomiglia a cosa? Bruno facciamo vedere un po' la strada, un po' la strada, dai, un pochino la strada, ecco la strada che stiamo viaggiando, località Sabbiasa. Allora ragazzi, come avete trascorso ieri San Giuseppe, la festa di San Giuseppe, naturalmente anche la festa del papà, giusto? Sì. Non vi siete degnati di fare un posto nei miei confronti? Posto? Un posto. Noi una schifezza proprio l'abbiamo passata, cioè abbiamo lavorato. Un posto, una parolina dolce per me, ciao papi! No, ciao abbiamo papi. Solo lavorato, anche ieri abbiamo solo lavorato, non abbiamo fatto nulla. Che fai tu? Fai niente. Dici, dici, non dici niente, che fai? Che dici? Dormi dalla mattina alla sera. Magari. A proposito, si vede che ti tocca un brutto impegno, eh. Quale perché devi impegno? Eh no, perché dobbiamo fare la partita con il Milan. Ah, guarda, non vedo l'ora di devi cucinare. Portare arancini, ok? Non vedo l'ora di stiratura e tutto quanto, eh. Ma non vedo l'ora di cucinare tutto per loro, guarda. Io sono vale. I miei amici. Io vale. Eh sì. Forza Milan, forza Lupi, sono tornati i tempi cupi. Ma che cazzo c'entri i Lupi? Che si pensano Milan e i Lupi sono i romanisti. E dimmi lo slogan del Milan qual è? Milan, dimmi lo slogan del Milan, dai, inventane uno. Sono Milan. Arrivati i diavoli, forza diavoli. Diavoli rossi, tutti con i diavoli rossi. In russo, in russo. Sì, sì. I diavoli rossi erano, cioè mi pare che non ci sono più una protezione civile, croce rossa di Tiriolo. No, ma io proprio i milanisti sono diavoli rossi, sono tutti truccati da. Ma non c'è. A proposito, Orlando, l'altro giorno te lo chiesi. Francesco la Monica, ciao Francesco. Ciao Francesco. Come articoli bene verdi, guarda. Gaetano Castanò e Vincenzo Gregoraci. Ciao ragazzi. Spiega perché, ciao, grazie dei like. Spiega perché il Milan ha acquisito insomma il simbolo del diavolo, insomma, come mai? Tu sei un milanista, lo devi sapere. Certo. Questa intanto inizia a fare un po' le corna. Ma poco c'è. Perdonato, vai. Allora, questo motivo lo sospettavo già, ma non ero sicuro. Il Milan innanzitutto ha avuto diversi simboli, mm-hmm. Soprattutto lo stemma del Milan è cambiato moltissime volte. Noi abbiamo preso il simbolo del diavolo per incutere timore e paura negli avversari, per dimostrare la nostra forza. Madonna, che conto, che questo è mio figlio, ragazzi, l'ho fatto io, l'ho partorito io. E lui dov'è? Mi ero illuso che c'ero pure io, forse c'ero io, un attimo che domando, io dov'ero? Ma tu non hai voluto assistere al parto, cosa vuoi adesso? Però prima del parto c'ero, voglio dire. C'entri 9 mesi prima. Dimmi di sé. Quello è un altro conto. Chi è questa? Cora Pipina. Subito. Cora Pipina. Ciao, ciao Pina. Pina, ti ho fatto ieri gli auguri, Pina, eh? Anche a lei la bellissima Cora Pipina. Ma siete tutte belle. E ciao Pina, brutto. Ciao, bellissima. E, lui che e lei che è brutta. Io amo le donne siete fenomenali. Viva un attimo donne. Che sorpasso e non mi attacco al furgone. Beh, comunque lei è brutta, ma tu. Ma un complimento me lo vuoi fare? Non ti si può guardare proprio, non ti si può guardare. Ma l'avete vista a quel che è brutto? Ma ti ha rubato pure la battuta. Chi? Sì. Non ti si può vedere. Che cosa mi ha rubato? Dov'è? Chi? No,
Che mi ha rubato? Ha battuto, Reficè! Mi ha chiamato di nome, vedi come mi rispetta. Ha ragione, mi ha ragione Orlando Pio. Mi chiama mio figlio, mi chiama deficiente. Ha ragione lui, trovate un papà che chiama un figlio che chiama papà deficiente. Un papà che chiama figlio. È rimbambito. Volete sapere che cioè noi lavoriamo, no? Adesso per noi questo è un riposo. Ma tu te lo immagini stasera cosa? Stasera cosa dici? Sei a quest'ora già sclerato? Vabbè, tu vai a giocare a pallone, cioè per te è un lavoro, come posso... Noi siamo lì buttati nel freddo. Che c'è? Francesco Monica, Monica dice. Dove state andando? Stiamo andando ai campi San G. Gianni, scusate, sbaglio. No, perché siamo nell'uscita. Ai campi Gianni Renda, Contrada Sabutano, San Biase, perché Orlando fa allenamento specifico per portieri. Perché lui sogna di diventare il più grande portiere al mondo. Ma che ti No. Il più grande portiere d'Italia. Il più grande portiere della Calabria. Il più grande portiere di Catanzaro. Vabbè, un portiere, va. Allora dilla bene, mamma, le dai. E vai, battici. E chi è questo? Vediamo, Aldo. Dove? Aldo Baio. Ma qual è Aldo Baio? Magari ci seguisse. Aldo Codazzo. Antonio Ada Cannone. Ciao Antonio Cannone, ciao. Se non ero è quello che diciamo o no, sbara. E con le mani, amore, per le mani io ti prenderò. La donna Cannone. Siamo quello che dici. Cannone, quello si chiama Cannone. Donna Cannone. Vedi la cosa canzone. Dice Pina. Quindi ci spara. Siete fantastici. Grazie Pina. Stasera, e tu sei bella. Per stasera ho già mangiato. Grazie. Mangio i complimenti. Perché quando gli danno i complimenti lei già mangia. Io sono contento, però stasera qualcosina la mangio. Ma tu devi essere, guarda. Vedi, vedi che dice Francesco La Monica. Francesco La Monica, Orlando numero uno. Grazie! No, Orlando chi? A me o lui? Scusi. Il piccolo, a lui dice. Ma tu sei Orlando Pio, Ho capito, ma pure io sono Orlando. Quando abbiamo fatto il rifornimento. Fammi illudere che sono io. Quando abbiamo fatto il rifornimento a quella benzina, io stavo lievitando proprio. Quando sì, Avis che la pompa l'occo. Quando fate quei video, io a Palermo mi sono spaventato, ho detto madonna, chi è? Ma voi dovete sapere che quando andiamo sugli spalti, no? Vengono per ringraziare, perché facciamo saluti, no? Perché noi, nei nostri canali streaming, dovete sapere che, giustamente, come qualcuno sa, oltre nei social, noi abbiamo i nostri canali streaming, che basta andare nei profili, ci sono le stringhe, e noi trasmettiamo televisione, film, quello che sia, giornale, radiogiornale, che c'è. E quindi a volte li facciamo tanti saluti e vengono brava brella e tutta che li edita. Sì, l'altro giorno mi ha lasciato la telecamera e se n'è andata, sì, e quello riprendeva da sola. Ma tu devi. Perché io devo interagire con i miei fan, li saluto tutti, ciao cari follower, un bacio. Chi sono mossi follower? Sono tanto? Un 2900 sono arrivata sulla vedi pagina. No, 900. Con la Monica a tutti e due. Tutti e due, bravo! Gli arancini e i calzoni. Però so io che devo fare gli arancini. Questa volta non te li faccio perché a me non hai scritto niente. Francesca, scrivigli qualcosa, per favore, digli che è brava. Bella, bella e brava, che contento. Terzo, Francesco. Scriviglielo, se non ti fa l'arancini, digli sei bella e brava. Vai. Ma che sta scherzando, Francesco? Vai, Francesca. Questa qua, se non gli scrive bella brava, questi arancini non ti cucina niente. Dai, ti rinnovo l'invito a casa quando vuoi, vieni. Perché ha detto il sabato, se non partiamo per una partita, sarai con noi. Tra l'altro, lei è il diavolo, proprio come il secondo. Che dice? Vedi che c'è scritto? Vi voglio bene a tutti, grazie. Grazie, Francesco, anche noi. Francesco, l'altro giorno hai scritto una bella frase su una foto che hai postato, non la ricordo, sinceramente. Era il papà, giusto? No, quella del papà è tanto di onore, tanto bella, vabbè, lì, tanto di cappello. Come dici tu? Veramente chapeau, e questa volta non mi hai fregato. Lasciamo stare la foto che è bellissima ormai, dei papà che non ci sono più, e a prescindere è bella. Ma un qualcosa hai scritto che era una tua massima, non la ricordo, ma molto bella. E no, non la ricordo veramente. Sì, cioè, resta fantastici. Il ricordo che ti rimane, una cosa simile. Ma questa la devo leggere, la devo ripetere, siete fantastici. Un'altra volta. Ma la devi finire! Ah, è quella di prima! Ma sei scema! Sì, siamo forti. Come si chiama? Gianne Pitt. Ma hai visto che si toglie gli occhiali e ce l'ha pure lo stesso sempre colore? Io ce l'ho! Ma è scema! Ma che sei scema? Si caccia le sopracciglia e c'ha pure blu la pelle! Olè! Che scema! Fa vedere! Puh! E questa ci voleva! Gli
Ieri abbiamo fatto una bella diretta, ieri abbiamo spopolato io Orlando, la festa del papà. Quasi a 200 visualizzazioni. Ma 200 visualizzazioni, bravi ragazzi. Ora arriviamo a 30-40, c'è lei. Sì, vero. È l'orario che... No, è quando non ci sei tu. No, proprio non c'è tu, no, oscuri la questione. Bastardi, sono io che mando avanti l'orario. E la cosa bella è che il viaggio che noi facciamo, che ci facciamo 100 km al giorno, ragazzi, non sono pochi, non si sente, perché... Scherziamo. Qualche giorno si vede perché... No. Abbiamo la videocamera ferma, quindi noi abbiamo i microfoni direzionali, microfoni direzionali. Ho sbagliato. I semafori, ci sono pure i semafori. Ma perché dovete approfondire? Ma sono i fratelli, i cugini, qualcosa del genere. I microfoni con i semafori. Sì, sono parenti. Microfoni e semafori. E ha messo il portiere. E finisce. E c'è il mezzo mozzo. Lo sapevi quella canzone della mezza canna? No. Visto che hai detto mezzo portiere. Dimmi com'è. È in dialetto. E dillo in dialetto, ma che io traduco. Che ha misurato la mezza canna. Mi hai misurato con la mezza canna. E quindi che vuol dire? Basta. Ma sei scema! Queste cose dici che le persone non ci seguono più! Deficienti! Invece per questo ti seguono. Perché sei scema, questo è pure vero. Cosa diciamo a tutte quelle persone che stanno dicendo in giro che la squadra del Milan, che il Milan non esiste, a Catanzaro non esiste. Allora, vogliamo dire qualcosa a allora, queste diciamo persone qua? Allora, una persona, non solo una persona. No, sono tante in vabbè, giro. Vabbè, allora, dobbiamo dire una Catanzaro, cosa. Catanzaro, sinceramente. Dobbiamo dire una cosa. Il Milan, come la Juventus, eccetera, ci esistono e ci sono. Il Milan a Catanzaro, unica scuola nella provincia di Catanzaro, è praticamente ai Campi San Gidi, la Mezzia Terme. E lo è anche in tutte le province. Ci sono anche in altre province. Quella di Cosenza, provincia di Cosenza, provincia di Vibo. Vibo non fa provincia. Sì, che fa provincia. Ma pure la giusta, la provincia di provincia, Reggio e Cosenza. Quindi non è vero che non esiste. E dobbiamo dire che la scuola calcio Milan, questo non voglio vantare mio figlio, questo. Voglio vantare la squadra, perché per arrivare ci sono tanti sacrifici. Non confondiamo con l'affiliazione, che è una cosa tutta diversa, essere affiliati come una squadra che si può affiliare al Valencia, ok? Quella è un'affiliazione, cioè vuol dire pagare un tot euro all'anno e si prende il marchio, ma non si fa, non ha un progetto dietro. Il Valencia, il Parma. Io dico il Valencia, perché mi è venuto in mente il Valencia. Ma non ce l'ho col Valencia, ce l'ho con chi si affilia a Valencia, è diverso. E quindi diciamo, quindi questi qua sono affiliati. Il calcio Milan è un progetto, è una scuola, un'academy. Scuola calcio Milan Academy, e ce n'è una sola a Catanzaro. Ed è l'Academy Adelaide Soccer School. Non confondiamoci, ok? Cioè, questo significa che... Comunque, io posso anche dire una sciocchezza. Pure tu. Sì. E se volete vedere se è vero, dal 25 al 28 venite a Sambiase, dove ci sono solo le squadre più forti in tutto il mondo. E di Catanzaro posso dire che ce ne sono tre che partecipano. Lo dico senza paura. La Kennedy, il Taverna e la Scuola Calcio Milan di Orlando. Stop! Sono gli unici che partecipano, sono le squadre più forti che esistono nella provincia di Catanzaro. Punto! Per chi volesse venire, può venire a vederci e così vede che c'è il Milan, c'è la Juventus, c'è il Giappone, c'è la Regina. Chiaro? Vabbè, ma non solo questo, significa che essendo una squadra proprio Milan, arrivano i tecnici del Milan a fare gli stage. È normale che quando dico Orlando gioca col Milan, non è che gioca col Milan di Gattuso, gioca col Milan anche di Gattuso, perché il Milan è unico, quello. Non gioca con Cutrone, non gioca ma con... Ma è logico per la sua età. Con Donnarumma. Ma vi posso dire che Orlando gioca in una squadra che è il Milan e che può arrivare lì. Beh, è difficile, perché è difficile arrivare a quel punto. Però gioca in un Milan che è il Milan, non è affiliato a Milan, chiaro? E a Catanzaro, come scuola calcio, c'è a Catanzaro, parliamo di provincia di Catanzaro, c'è l'Inter, il Torino, il Milan. Si parla anche di un Genoa probabile, a probabile scuola, che è sempre diciamo vicino alla Lamezia. Tutti gli altri sono affiliati, non sono scuola calcio. Diciamolo una volta per sempre, che così
diciamo, sono scuole affiliate. Abbiamo questi dubbi, anche se secondo me lo diranno sempre in quanto c'è un po' di invidia, c'è un po' di ignoranza. E un po' di ignoranza soprattutto. Invidia e soprattutto ignoranza, non tanto invidia, ma c'è tanta ignoranza. Però non vogliamo dire nessuno, non diciamo tutti, non vi ritenete offese, non ci vogliate. Nel centro quartiere generale, dove il quartiere generale dove siamo andati noi a San Biasi, ci sono tre scuole, c'è l'Inter e il Torino, mentre il Milan c'è proprio un suo quartiere generale che sono i campi di San Gì, è un suo addirittura ancora meglio. Meglio, perché c'ha un suo campo, più di un campo sportivo in erbetta sintetica, sono tutto 4. A sé, sono quattro, ma stiamo crescendo, non perché io ne faccio parte, nel senso piano piano si va avanti. Quindi per te che dici che il Milan non c'è, impara, gioia, vieni. Purtroppo sono ragazzi, dobbiamo capire. Vabbè, vieni capita, il 25 capita. Al 28, che ci sarà la Rai, ci sarà Sky, e quindi. Ma poi, se non ci credete, potete andare sui nostri. Come c'è pure il sito, ecco. Il sito del Milan. Anzi, a proposito, mi rivolgo a te, ragazzo, magari non tanto informato. Vai sul sito del Milan, magari quello un po' falso, che si chiama acmilan.it, e vedrai la foto di Orlando fotografata mentre sta parando nel campus che ha fatto la scorsa estate, insieme a Tedoldi, che allena la prima. Era del Milan. Allora questi tecnici non esistono, no, cioè Tedoldi, Pisani, quelli, Gattuso non esiste, ci incontreremo con Gattuso quest'estate. Ma poi basta andare sui nostri profili, vedete, io ho con i colleghi della CTV New, mi hanno dato il filmato che è andato in onda e io l'ho riproposto sui nostri profili, sui nostri dove canali, c'è certo. Il mister Aiello che è il come si chiama? Responsabile del 16. Una parola, c'è una parola particolare che non... Delegato del, no, del sud. Non mi ricordo, c'è una parola, scouting. Scouting proprio del Milan del sud Italia, ragazzi. Cioè lui guarda i ragazzi del Milan e li porta lì. Naturale che Orlando per giocare nel Milan under 16, ancora, io mi ricordo under 16. Ancora deve arrivare a 18 anni, quindi ancora c'ha 6 anni davanti di potersela. Infatti stiamo guardando il Torino che sta entrando, del Torino, sì. Del Torino che entra. Ovviamente i pulcini e i primi calci. Pulcini, i primi calci e gli esordenti ci sono due. E qui c'è l'Inter e poi c'è il Milan. Queste sono le tre squadre blasonate della provincia di Catanzaro. Non c'è la Juventus c'è a Reggio Calabria. E c'è la Roma, ma qui a Catanzaro c'è solo Inter, Milan, Torino e anche il Genoa, e forse anche il Genoa, non so, ho sentito dire. Ragazzi, io vi saluto. Noi dobbiamo scendere. Noi dobbiamo scendere perché Orlando deve andare ad allenarsi. Intanto guardo una signorina che passa la strada. Basta, giusto? Basta, smettila. La guardiamo. Ecco qua, adesso sta entrando Natalino, che è il mister Natalino, che è il responsabile Felice del Natalino. Sud Italia. Felice Natalino, mister del Sud Italia dell'Inter. Insomma, San Biase è un quartier generale veramente... Trare il guardalino di Serie A, non so il nome. Comunque, questo è il guardalino. Che poi anche affiliato Inter. Allora, salutiamo se qualche partito ufficiale, perché vedo che stanno arrivando nomi blasonati. Allora, chi è quest'altro? Scusate, allora, questa. Emilio Rizzo, Salvatore Pitare e Guglielmo Chiappini. Sì, ciao, ragazzi. Salvatore Pitare è un mio compagno di scuola. Salvatore, qualche giorno dobbiamo parlare in diretta, perché io gli racconto a mio figlio qualche sciocchezze, aneddoti che io combinavo. Quando eravamo al geometro, ne ho combinate tante. E quindi qualche giorno faremo qualche diretta insieme e così ne parleremo. Allora, Orlando Guerra. Stefano Talarico. Orlando Pieguerra. Vi salutano, vi ringraziano ancora. Vi ringraziano, cioè parlo in... Ragazzi, vi ringraziamo. Ottava dai, persona. Vi ringraziamo perché ci avete seguiti, siete tanti. Scusate questa nostra esternazione, ma dovevamo, era noi farla, insomma, questa esternazione. Forza ragazzi. Milan, ragazzi! Quest'anno vinceremo lo scudetto. Un bacio a tutti i miei follower. Ai miei follower. Perché i miei no? Ragazzi, un bacio a tutti i nostri follower. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite i nostri video. Radio TV Ponte Stefano Grande. Tarico, Orlando Pio, Guerra. Ma che cazzo stai dicendo? Orlando Pio. Stefani, Orlando. Vito Bordino, il grandissimo politico. Si è fatto molto politica e quindi sa della politica. Salutiamo il signor Bordino. Senti, aspetta, visto che l'ho sbagliato, lo voglio ripetere. Allora, Stefania Talarico, Orlando Guerra, Orlando Pio Guerra. Ragazzi, iscrivetevi al canale Radio TV Ponte Grande su YouTube. Seguite i nostri video. Un bacio, ciao a tutti. Ciao ragazzi, alla prossima. Andiamo perché è tardi. Ciao ragazzi, ciao.